Ascolti domenica incontro amici. Ultima sfida Mara Venier Maria De Filippi. Amici 22 o domenica in? Ecco chi ha vinto l'ultima sfida in ascolti nel pomeriggio del 12 marzo. Ultima domenica quella di ieri, 12 marzo, in cui a sfidarsi in termini di ascolti sono state Mara Venier e Maria De Filippi. Dato che il pomeridiano del talent di Canale 5 è ormai finito e sabato inizierà la fase serale. Ma chi ha avuto la meglio in termini di dati Auditel? Da un articolo di TVBlog pubblicato poco fa, apprendiamo che a vincere è stata Maria, che ha superato di gran lunga i 3 milioni di telespettatori, mentre Mara, pur andando molto bene, si è fermata tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di spettatori in tutti i segmenti del suo programma. Spettatori con il 19,79% di share nella prima parte. 2.266.000 telespettatori con il 19,72% nella seconda e 1.935.000 telespettatori con il 17,85% di share nella terza, per l'ultima puntata pomeridiana di Amici 22. Dove non sono mancati momenti di tensione tra i prof, il pubblico è stato invece di 3.313.000 telespettatori, share del 26,58%. Come tutte le domeniche, la seconda parte del pomeriggio ha visto su Rai 1 la messa in onda di Da Noi. A ruota libera, con Francesca Fialdini, che ieri ha totalizzato 1.869.000 telespettatori con una media del 15,73% di share. Mentre per Verissimo con Silvia Toffanin sulla rete Ammiraglia Mediaset i telespettatori sono stati Verissimo ha registrato 2.638.000 e lo share del 24,3% nel blocco principale, 2.496.000 con il 20,49% di share nel segmento Giri di Valzer. Cambia la sfida in ascolti da questa settimana, Maria De Filippi non si scontra più con Mara Venier. Ora che, come abbiamo detto prima, il pomeridiano di Amici 22 è finito, Maria De Filippi cambia rivale e da questa settimana, come è noto da tempo, torna a scontrarsi con Milly Carlucci, che sabato debutta con la quarta edizione del Cantante Mascherato, dopo due settimane in cui a sfidare Maria e il suo ceppo sta per te è stata Antonella Clericoi con The Voice Kids, adesso tocca dunque a Milly. Nel pomeriggio domenicale, invece, fino a fine stagione domenica in avrà campo libero.